Maria Rosaria, finalmente ci siamo, avete vinto questa battaglia come Casa sulla Roccia. Nasce in provincia di Avellino la casa rifugio per donne maltrattate. Si è mobilitato veramente un intero territorio provinciale e nazionale, non ultima la vostra televisione che ci supporta in qualsiasi attività grazie alla sensibilità della signora Antonella Genzale. Ritengo che questa casa sia un'opportunità per tutte le donne che vivono situazioni di violenza, in quanto fino ad oggi sul nostro territorio c'erano unicamente dei centri antiviolenza, quindi deputati all'ascolto, al sostegno, alla prevenzione, ma la donna spesso si sentiva bloccata nel denunciare, non avendo poi un'alternativa alla propria casa e al proprio carnefice. La casa rifugio è intitolata ad Antonella Russo, la 23enne di Solofra uccisa dal compagno della madre nel 2007. Lucia De Stefano stamane era presente alla conferenza stampa che anticipa l'inaugurazione della casa rifugio che si terrà mercoledì. Signora Lucia, a 10 anni circa di distanza da quella tremenda tragedia, cosa vuol dire questo giorno per lei? Questo giorno ricorderà per sempre mia figlia, la onorerà per quello che è stato, per il sacrificio che ha fatto, e mi auguro che questa casa ospiterà delle donne che decidono di ribellarsi a una vita malata, una vita sofferente, che sia un buon inizio. Lei quella mattina, come in tante altre occasioni, pensava solo ed esclusivamente a difendere sua mamma? Sì. Mia figlia voleva, cioè, era vicina a me, mi voleva accompagnare, pensava che si risolveva tutto da sole, e invece non è stato così. Quali sono i momenti della giornata in cui Antonella le manca di più? La sera, quando tornava a pranzo,